Ok, benvenuti in una nuova video recensione. Allora, oggi parliamo di un profumo un po' particolare, probabilmente un po' fuori periodo. Si parla di Alain Barr di Laboratorio Olfattivo. Allora, partiamo col dire appunto che, come suggerisce il nome stesso, è un profumo ambrato, quindi ne stiamo parlando in piena estate, probabilmente non è una recensione molto pertinente. Se consideriamo appunto che le note più associate, diciamo, al periodo estivo sono quelle che ricordano un po' il profumo di olio solare, il cocco, il fiarè, oppure appunto le profumazioni più agrumate, più fresche. Io invece, controcorrente, vi parlo di Alain Barr, che è un profumo quindi caldo, che rende la pelle ancora più calda di quanto in realtà non sia già di per sé nel periodo estivo. Uso moltissimo in questo periodo proprio perché dà ancora di più una sensazione di calore alla pelle, che sembra appunto che vada a fuoco. Però l'ho trovato molto interessante questo aspetto e secondo me in qualche modo si ricollega un po' diciamo al calore, al fuoco, perché proprio appunto per l'ambra che è contenuta all'interno. E vediamo un attimo perché. Dunque io voglio parlarvi un attimo del mito di Fetonte, che era il giovane figlio di Helios, il dio della luce, appunto questa divinità infaticabile, appunto, che guidava questo carro trainato da tori e da cavalli, appunto, che vomitavano fuoco ed energia e luce, ed Elio appunto con questo carro illuminava la terra e dava luce ed energia alla terra. Fetonte era il figlio appunto di Helios e Climene, una mortale, ad un certo punto della sua vita, appunto, Fetonte cominciò a dire che fosse il figlio di Helios, quindi comunque un'origine molto, molto importante, e veniva schernito da tutti. Nessuno appunto credeva a questa origine così, così alta, così importante di Fetonte, e veniva schernito anche, preso in giro anche da Epafo, che era un'altra divinità dell'Olimpo. E a quel punto Fetonte, fortemente innervosito dal fatto che nessuno gli desse credibilità riguardo la sua origine divina, decise appunto di andare dalla madre Climene e farsi dare l'autorizzazione per arrivare fino al palazzo del sole del padre, dove appunto aveva dimora Helios, e per provare definitivamente la sua origine divina. Quindi la madre lo tranquillizzò e gli diede l'autorizzazione per percorrere, per arrivare fino al Palazzo del Sole. Quindi percorse tutta l'India, fece tutto questo percorso attraverso l'India, la Persia, arrivò al cospetto del Palazzo del Sole, entrò e trovò appunto il dio Helios. E da qui, insomma, per farvela breve, Fetonte gli chiese di poter provare definitivamente la sua origine divina, che Helios fosse effettivamente suo padre. Per fare questo, Fetonte gli chiese se poteva guidare il suo carro per un giorno. E inizialmente il padre, Helios, si rifiutò e fu molto irremovibile, quantomeno all'inizio, perché gli disse che era un'impresa estremamente ardua, molto difficile, che neanche poteva essere permessa a Zeus, che era il capo di tutti gli dei, per quanto fosse impegnativa ed estremamente faticosa un'avventura del genere. Però fu irremovibile Fetonte, lo voleva assolutamente proprio per dimostrare la sua origine divina. Così il padre dovette accettare, gli diede appunto la sua corona e per un giorno lo autorizzò a prendere questo carro e a illuminare il cielo e le nazioni. E con alcuni accorgimenti, gli disse: io ti do la possibilità di guidare il mio carro, però stai attento perché diciamo a non volare troppo basso, altrimenti brucerai la terra, e non andare troppo in alto, altrimenti romperai e squarcerai il cielo, insomma. Fetonte salì sul carro e
Però il carro cominciò a, diciamo, ad essere piuttosto instabile durante i primi momenti del volo, proprio perché non era, il peso, non era lo stesso, di quando appunto, veniva guidato dal dio Helios, e quindi cominciò a sobbalzare e fu molto instabile e Fetonte non fu in grado di tenere la situazione in mano, e quindi fondamentalmente cominciò a fare un sacco di casini, perché appunto tutte le nazioni presero fuoco, quindi diede fuoco alla terra, appunto diede fuoco al cielo e infuocò anche il cielo, e Zeus a quel punto dovette intervenire e lanciò scagliò un fulmine contro Fetonte, che cadde da questo carro verso la terra con tutti i capelli infuocati. Appunto sembrava descritto come una stella cadente con questi capelli infuocati che cascava al suolo. Appunto il mito greco narra anche delle sorelle di Fetonte che, distrutte in lacrime per la perdita del fratello, diciamo, piansero lacrime, innumerevoli lacrime, che vennero trasformate da Zeus in ambra, e vennero trasformate appunto in gocce di ambra, e le tre sorelle vennero trasformate in tre pioppi. E appunto qui possiamo ricollegarci al fatto che in maniera invece più scientifica e empirica, l'ambra è appunto una resina che viene prodotta appunto dalle conifere, e spiegata appunto e romanzata nel mito greco attraverso questa storia di Fetonte e delle tre sorelle trasformate in pioppi e che piangono lacrime di ambra. Però appunto l'ambra è questa resina, la corteccia di queste conifere, nel momento in cui subisce delle fratture, tira fuori questa sostanza, e queste gocce magari cascano su anche degli animaletti, su dei piccoli insetti che vengono inglobati, vengono diciamo attraverso poi il processo di polimerizzazione, comunque attraverso un processo di fossilizzazione, quest'ambra si cementifica, si solidifica, e l'animaletto all'interno rimane ben conservato nei millenni, diventa quindi un fossile. Quindi l'ambra è molto importante anche in ambito scientifico, perché permette lo studio specifico della struttura anatomica di tutti i fossili contenuti al suo interno, gli animaletti contenuti al suo interno, proprio perché impedisce ovviamente la decomposizione. È una sostanza, nel momento in cui polimerizza, nel momento in cui solidifica e fossilizza, ha proprietà antibatteriche, quindi impedisce proprio la formazione di batteri decompositori. Quindi l'ambra legata un po' a questo concetto di calore, di fuoco, proprio per questo motivo qui. E quindi ne parlo nonostante sia piena estate. Allora, vediamo un attimo le note. È un 17% eau de parfum. Allora, bergamotto, cacao e ambra in testa, cannella, vaniglia e ambra in cuore, note ambrate nel fondo. Quindi, come vedete, l'ambra è protagonista di tutte e tre le fasi dell'evoluzione della piramide olfattiva della stessa fragranza. L'ambra, in questo senso, possiamo dire che più che altro è un accordo ambrato, quindi ricreato attraverso le note di vaniglia, benzoino e labdano. Quindi, la sensazione è appunto di resina. Però è un accordo comunque ricreato attraverso l'unione e diciamo, la combinazione di queste tre note. Che dirvi, è un profumo, sì, che io ricollego all'estate, proprio perché personalmente per me mi è stato regalato appunto l'estate scorsa, quindi appunto come sono sentimentalmente ed emotivamente legato a questo profumo, e lo ricollego diciamo al sole, lo ricollego quindi ad una stagione estiva calda. E poi effettivamente anche il mito racconta di queste fiamme, no? Che un po' incorniciano queste piagge, queste lacrime di ambra, di cui sembra essere fatto questo profumo. Anche sul sito viene descritto proprio così, fatto proprio di lacrime di ambra, lacrime divine di ambra, con aereo. Ok, e dunque è un profumo.
dunque, dicevamo, in apertura si sente molto il cacao e il bergamotto, sono due note che si sentono moltissimo in apertura, proprio tanto, anche già dal tappo, durante il tappo si sentono moltissimo queste due note di cacao e bergamotto, e dopo l'ambra, dopo viene fuori appunto tutta la dolcezza e la ricchezza dell'ambra, nelle sue sfaccettature, nella sua, non lo so, nella sua opulenza, nella sua bellezza. L'ambra è una nota che a me piace moltissimo, ne ho tre di profumi all'ambra, e però questo, non lo so, ci sono particolarmente legato a questo profumo. È molto persistente, e la cannella, ecco, la cannella lo rende uno speziato, e si sente moltissimo anche la cannella. Quando l'ho indossato la prima volta mi hanno detto che buon odore di cannella che ha addosso, perché comunque è una nota che perlomeno per la prima ora, ora e mezza, comunque domina la piramide e l'apertura, insieme appunto a questo cacao e bergamotto, una combinazione un po' particolare, no? Cacao e bergamotto, che gli danno una frizzantezza e una, non so, una sferzata iniziale bellissima, molto, molto intrigante. Però ecco, l'ambra lo rende stupendo, secondo me. Queste note ambrate lo rendono dolci nel fondo e rimane per molte ore. Niente, buona persistenza e un prezzo anche piuttosto accessibile, siamo sulle 98 euro per un 100 ml. Ok, penso di avervi detto tutto, spero vi sia piaciuta la recensione e vi invito a sentire e ditemi cosa ne pensate. A presto!